Avete mai visto videogiochi con una qualità grafica simile alle immagini che stanno scorrendo in questo momento? Come dite? Ancora non ci credete? Seppure vi sembra impossibile, questa grafica in tempo reale è generata da un uso magistrale di Unreal Engine 5. Questa demo, chiamata 90 Days, anticipa quello che nei prossimi mesi ed anni vedremo arrivare anche su console come PS5 ed Xbox Series X, visto che il motore grafico di Epic Games è ottimizzato proprio per queste due piattaforme. Una riduzione della risoluzione e qualche effetto grafico in meno sono probabili, ma giochi con la grafica di questa demo sono effettivamente possibili. Ma cos'è 90 Days ed in quanto tempo è stato realizzato? All'inizio del 2022, con l'arrivo ufficiale di Unreal Engine 5, Epic ha deciso di mettersi alla prova, ideando e realizzando una serie di demo. Il progetto è semplice: creare qualcosa di bello, che girasse in tempo reale e costruire ogni ambiente, possibilmente in massimo 3 giorni, facendo affidamento sulle librerie di Quixel Megascans e Sketchfab, disponibili nel marketplace di Unreal Engine. Partito con soli 3 artisti all'attivo, 90 Days ha presto coinvolto nuove personalità, tutte interne alla stessa Epic e con background completamente diversi. Il risultato di tale esperimento si è concretizzato in una serie di paesaggi mozzafiato, ispirati ai generi più diversi e agli stili più disparati, spesso accomunati da una caratteristica: l'estremo realismo. Per arrivare a tanto, i designer si sono avvalsi dei più potenti strumenti portati in dote dall'ecosistema di Unreal Engine 5. Il tanto chiacchierato sistema di illuminazione globale Lumen ha permesso l'applicazione di fonti luminose realistiche ed estremamente adattabili. Mentre la gestione delle geometrie affidata a Nanite ha sostanzialmente ridotto le preoccupazioni sulla conta dei poligoni, consentendo una migliore ottimizzazione delle risorse. Quello che fino a qualche anno fa era esclusivo appannaggio dei più avanzati film d'animazione è insomma oggi a portata di sviluppo in real time. Al di là dell'operazione di marketing volta a enfatizzare la potenza di Unreal Engine 5 e la qualità delle librerie Quixel, il progetto 90 Days ci permette di dare un primo sguardo al futuro della grafica tridimensionale e dei videogiochi. Non è un caso che sempre più attori dell'industria stiano passando agli strumenti offerti da Epic, in alcuni casi rinunciando a motori grafici proprietari costati milioni di dollari. Tra gli esempi più clamorosi meritano menzione CD Projekt Red, che dopo i problemi riscontrati con Cyberpunk 2077 e il Red Engine, ha deciso di virare sul più versatile Unreal Engine 5. Ciò che più colpisce è però il livello di qualità grafica messa in mostra dagli sviluppatori indipendenti e più in generale dai progetti economicamente meno rilevanti. Nelle ultime kermesse videoludiche è apparso evidente come il divario tra le produzioni minori e i più costosi AAA si sia drasticamente ridotto, tutto questo anche in virtù di tool sempre più potenti e accessibili. Dal punto di vista della grafica, i prossimi anni si prospettano radiosi e abbiamo appena iniziato a scalfire la superficie delle potenzialità offerte da questi nuovi strumenti.